Ciao amici, bentornati nella mia cucina, anche oggi con qualcosa di fresco. Arriva l'estate, quindi abbiamo piacere di mangiare anche i dolci freschi. Diciamo che la cheesecake è un classico, va tantissimo, appunto è fresco, da portare anche a casa di amici per un'eventuale cena, quindi questa volta ho pensato di fare una cheesecake ai frutti di bosco. Semplicissima, andiamo a vedere gli ingredienti insieme e facciamolo insieme. Ecco, qui ci sono elencati tutti gli ingredienti, prendete nota. Iniziamo facendo la base dei biscotti, mettendoli all'interno di un mixer. Li frullo e li verso all'interno di una ciotola. Nel frattempo sciolgo il burro nel forno a microonde, lo aggiungo ai biscotti. Lo amalgamo, cerco di compattarlo bene. Prendo un cerchio apribile da 20 cm circa e nei bordi vado a mettere un foglio di acetato. Se non l'avete, potete spennellare anche un po' di olio di semi di girasole. Verso tutto il mio composto e vado a compattarlo bene con un cucchiaio. Dopo trasferisco nel frigo per 30 minuti circa. Nel frattempo vado a preparare la prima base di crema. Metto in ammollo la colla di pesce, verso all'interno di un pentolino un po' di panna e lo porto a scaldare. In una ciotola metto il mascarpone, lo zucchero, la panna e la curcuma. Ne metto un cucchiaino abbondante. Monto il tutto. Una volta aver ottenuto questo colore e questa consistenza, prelevo la colla di pesce ormai ammollata, la strizzo nelle mani, la metto nella panna ormai calda e la vado a sciogliere. Verso a filo nel mio composto e finisco di montare, quindi subito pronta per essere versata all'interno del mio cerchio. Livello bene con una spatolina, metto nel frigo a riposare per almeno 3 ore. Preparo intanto la crema ai frutti di bosco. Metto sempre la colla di pesce in ammollo, verso l'acqua e lo zucchero in un pentolino. Aggiungo anche metà limone spremuto e porto a bollore. Faccio cuocere 2 minuti circa. Metto la panna all'interno di una ciotola e monto il tutto. Panna montata, verso all'interno di un mixer i miei frutti di bosco misti. Li frullo bene e li vado a passare in un colino. Li devo filtrare, devo far sì che i semi rimangano all'interno del colino. Guardate che purea che otteniamo. Strizzo la colla di pesce e la verso nel pentolino con l'acqua calda e la faccio sciogliere. Mescolo e con delicatezza l'aggiungo alla purea dei frutti misti. È arrivato il momento di versarla un po' per volta all'interno della panna. Cerco di spatolarlo, diciamo, dall'alto verso il basso per non scomporlo. Guardate, questa è la purea che abbiamo ottenuto. Possiamo versare anche questa all'interno del nostro cerchio. Metto nel frigo e lascio riposare altre 3 ore circa. Avvenuto il riposo nel frigo, vado a togliere il mio cerchio apribile e poi con i frutti di bosco, more, mirtilli, lamponi, quello che volete insomma, andiamo a decorare la nostra cheesecake
come più ci piace. Io aggiungo anche qualche fetta di limone e per dare anche un po' di colore aggiungo anche qualche fogliolina di menta. La nostra cheesecake è pronta per essere assaggiata. Fate il taglio come più preferite. Lasciate un commento se il video vi è piaciuto.